Buonasera a tutti, grazie intanto della partecipazione e dell'occasione che abbiamo di stare insieme. Si sono ricordati degli afragolesi illustri, allora ricordiamo anche il cavaliere Luigi Moccia che ce l'ha donato quest'estate, mi pare doveroso, che è stato un grande imprenditore di livello nazionale, una grande personalità, un afragolese che si è prodigato per la propria città con i fatti più che con le chiacchiere. E quindi penso che sia appunto sempre bene ricordare queste persone che hanno dato qualche cosa di importante alla nostra città. Questa è la struttura che appunto ci è stata a suo tempo donata, questa è la struttura che per tanti anni non ha potuto essere disponibile per la nostra città, per i nostri cittadini, questa è la struttura che noi ci siamo impegnati con il lavoro che abbiamo fatto, con gli impegni che abbiamo assunto a che fosse riaperta e a che fosse resa disponibile di nuovo alla città. Oggi abbiamo questa opportunità di vederci ancora stasera, lo abbiamo fatto in altre circostanze perché questa sera tra l'altro raccogliamo anche un'altra cosa molto importante, un'altra occasione molto importante che è quella della costituzione, della formazione, dell'organizzazione della società che si presenta e che darà vita ad una nuova fase che pure c'era stata tanto richiesta dai tifosi di poter mettere in campo una società della Fragolese che potesse portare i colori della Fragolese e i simboli della Fragolese al massimo livello e alla massima realizzazione. Allora tanto c'è ancora da fare. Dobbiamo ancora completare questa tribuna, dobbiamo migliorare le condizioni logistiche di tutta la struttura sportiva, il Comune è impegnato in questa direzione, il Comune cercherà di avvalersi anche di soggetti privati, di un gestore che possa aiutare il Comune a gestire una cosa così impegnativa, così costosa, così complessa da gestire, ma sempre solo con l'obiettivo di renderla quanto più usufruibile alla città e quanto più disponibile agli afragolesi. Questo è il nostro obiettivo, su questo stiamo lavorando e il risultato che abbiamo ottenuto nelle ultime settimane e che siamo riusciti a rendere agibile, ad ottenere l'agibilità anche per la tribuna coperta, di modo che domenica si potrà giocare e potremo avere l'accesso alla tribuna coperta. Abbiamo organizzato, si è anche fatto il lavoro per garantire l'agibilità del palazzetto, del palazzetto dove si svolgeranno le attività, il campionato delle squadre che partecipano, che competono a quel livello di pallacanestro, pallavolo e quant'altro. Quindi sono dei progressi che stiamo via via assicurando alla struttura sportiva, inizialmente a Primo c'era solo il campo disponibile, un po' alla volta stiamo garantendo sempre una migliore possibilità di usufruire di tutta la struttura. Quindi attraverso questa sinergia tra Comune, tra privati che potranno darci il loro apporto in questa direzione per la manutenzione di un edificio e di un complesso sportivo così complesso, con i soggetti imprenditori locali che hanno voluto molto generosamente mettersi a disposizione per riportare i colori della Fragolese con il valore e i riconoscimenti che la squadra merita e che la Fragolese merita. Io penso che attraverso queste forze, questi protagonisti che si mettono insieme, noi potremo fare veramente di Afragola, di questa struttura, un fiore all'occhiello non solo della città, ma di tutto il circondario per quel che riguarda le attività sportive. Quindi non andremo più soltanto a Cardito,
percorrere nella vasca TAD, ma potremo avere la nostra struttura sportiva da utilizzare e da poter, diciamo, di cui poter beneficiare, così come merita una città come Afragola, dell'importanza e del prestigio di Afragola. Quindi grazie a tutti coloro che hanno partecipato, il Comune rinnova il proprio impegno a fare in modo che questo percorso si svolga e venga portato a termine nei tempi più rapidi possibili e con i migliori risultati possibili. Grazie a tutti e buonasera. Belle parole che ci ha dato il sindaco, ma più che altro la realizzazione di quello che ha detto vuol dire che io, tra i nomi che ho citato prima, dovrò citare anche il sindaco Domenico Duccillo.